Buonasera a tutti, dopo tanto tempo torno a fare video in quanto ho avuto un po' di problemi con internet e poi ho anche acquistato ScreenFlow 4, che è la nuova versione di ScreenFlow, e quindi ho avuto l'opportunità di comprare questa nuova versione anche ad un prezzo ribassato, quindi circa, circa me meno della metà, in quanto come nuovo programma l'hanno fatto pagare sui 40 euro invece che sui 90 euro come dovrebbe costare, penso adesso che ormai è acquistabile sempre dal Mac App Store, però non è più prezzo lancio. Oggi volevo recensirvi, o meglio, darvi dei trucchetti utili per l'utilizzo del cestino tramite Hotkey, o meglio tasti veloci, con il nostro Mac. L'articolo l'ho scoperto grazie ad una guida di Slide to Mac che permette, niente, che ci dà queste ulteriori spiegazioni. Io ne conoscevo già due e ne sono venuto a conoscenza di altre due. Innanzitutto, ad esempio, abbiamo questo sfondo da cancellare e noi lo selezioniamo con il mouse o con il touchpad e clicchiamo Command e Backspace o Canc e come vedete l'ha spostato direttamente nel cestino. Ora, per ripristinarlo, dovremo selezionare questo file o l'insieme di file cliccando ad esempio con Command e selezionando altri file in modo tale da selezionare questo e altri file e quindi per ripristinare nella scrivania basterà cliccare su Command ancora e Backspace o Canc e come vedrete ricomparirà nella scrivania. Poi se invece vogliamo svuotare il cestino, quindi dovremmo cancellare questo, quindi ancora Command e Backspace, e ci troviamo questo nel cestino, abbiamo due possibilità. Il primo di svuotare il cestino senza l'uso del mouse, però con l'avviso, quindi cliccando Shift, Command e Backspace, scusate, devo farlo da fuori dalle note, quindi dal Finder. Shift, Command e Backspace. Come vedete ci compare l'avviso. Sei sicuro di voler cancellare definitivamente gli elementi contenuti nel cestino? Non puoi annullare questa azione. E noi clicchiamo svuota il cestino cliccando su e basta. Quindi ad esempio vuota il cestino. Mentre se noi vogliamo svuotare il cestino senza bisogno che compaia questo avviso di conferma, basterà cliccare su Shift, Option o Alt, Command e Backspace e Canc e vedrete che sentirete il suono che cancellerà dello svuotamento del cestino. Come vedete, ha cancellato lo sfondo che era presente nel cestino. Niente. Per il resto penso di essere stato chiaro, questo articolo ve lo lascerò in descrizione e niente, spero di tornare a fare ulteriori video, adesso sono un po' impegnato con l'università, però con questo anche nuovo ScreenFlow credo che mi troverò bene, anche ho già visto un po' com'è, sembra ancora più professionale e niente, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.